rappresentanza dei lavoratori della Micron, una multinazionale che ha una delle sedi ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, si sono dati appuntamento in via Molisi a Roma, sotto il palazzo del Ministero dello Sviluppo Economico. È lunedì 21 gennaio, sono le 14. La minaccia della messa in mobilità di 700 dei 1623 lavoratori ha decretato la mobilitazione. L'azienda ha dichiarato circa 700 esuberi, ecco dove sta la sostanza. Siamo passati da una situazione florida ad avere problemi, diciamo, legati all'obsolescenza del sito, che in qualche modo è arrivato al massimo della sua capacità tecnologica, produttiva per i prodotti che stiamo facendo. Non è chiara, tuttavia, la motivazione e la minaccia di esuberi. L'azienda, infatti, non ha un bilancio passivo. Tra i lavoratori serpeggia l'ipotesi dell'obsolescenza del prodotto. Non ci sarebbero più le condizioni di assorbimento nel mercato di semiconduttori. L'obsolescenza del prodotto che facciamo è legata a avanzamenti tecnologici a cui noi non possiamo rispondere. Altra ipotesi presa in considerazione dai lavoratori sarebbe la delocalizzazione. L'azienda avrebbe infatti deciso di spostare la produzione altrove. La Cina e il sud-est asiatico sarebbero i paesi maggiormente appetibili anche per le condizioni di lavoro poco garantite. La minaccia si estende anche all'indotto della Micron, che coinvolgerebbe circa 2.000 lavoratori attorno all'azienda. Per questo motivo, al fianco dei lavoratori, sono scesi in piazza anche i sindaci di diversi comuni marsicani, i cui cittadini lavorano all'interno dell'azienda.